Lo scorso 12 aprile gli studenti del quarto e quinto anno del percorso ITIS Trasporti e Logistica con articolazione e conduzione del mezzo navale CMN sono stati accolti in Capitaneria di Porto di Chioggia dal comandante in seconda, capitano di fregata Ottavio Cilio, e dalla sottotenente di vascello Milena Corvi, che si sono alternati illustrando ai ragazzi quali siano i compiti e le attività svolte dalla Guardia Costiera di Chioggia, una vastità di competenze multisettoriali. Gli studenti erano accompagnati dal professore ingegner Pierpaolo Marchesi, docente di elettrotecnica, elettronica e automazione, e dal professor Marco Sfriso, docente di meccanica e macchine, loro insegnanti del corso CMN, e nella sala operativa hanno potuto rendersi conto dell'importanza delle tecnologie per il salvataggio delle vite umane, per la sicurezza soprattutto in alcuni frangenti e in alcune aree sensibili. Durante la visita degli studenti è giunta alla sala operativa una chiamata di emergenza e i ragazzi hanno potuto vedere i militari all'opera. La visita è stata motivante per molti tra i ragazzi orgogliosi del percorso scolastico scelto. Infatti, il diploma che si può conseguire all'ITIS con l'articolazione di conduzione del mezzo navale può offrire molte opportunità lavorative o per un avvio di carriera nella Marina mercantile o anche nella Marina militare per coloro che possono risultare più idonei. Allora, siamo alla Cama, pescheria Cama qua ai Saloni e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo, evitate qualsiasi tipo di stress.